Oggi tratteremo l'argomento teatro. Giochi di parole e di movimento fanno da protagonisti, così da approcciare nel modo più semplice e divertente a questa nuova forma d'arte che attira tutti. In occasione della settimana dello studente, svoltasi al Quinto Razzo Flacco di Portici dal 17 al 21 dicembre 2018, tre alunne della classe 4L si sono cimentate nella realizzazione di un corso intitolato I giochi teatrali. Il laboratorio teatrale aveva lo scopo di avviare alla recitazione. Con la tecnica dell'improvvisazione, di volta in volta si è focalizzata l'attenzione sulla parola, il corpo e il gesto. Le tre corsiste hanno proposto un teatro come atto teso a favorire il gioco e la creatività, come mezzo espressivo e conoscitivo di se stessi e degli altri. I ragazzi coinvolti nel laboratorio si sono così immersi in un mondo dove tutto è finto e nulla è falso. Lo svolgimento ottimale del corso è stato possibile soprattutto grazie al forte interesse mostrato dai giovani allievi. Il grande entusiasmo. Ed eccoci di nuovo qui. Il secondo servizio riguarda invece il progetto Erasmus, che dà la possibilità ai studenti di scuole superiori di entrare in contatto con altre culture, permettendo loro di arricchire il loro bagaglio di conoscenze. Erasmus+ è un progetto europeo di cooperazione tra organismi di diversi paesi per affrontare insieme specifiche tematiche. Comprende ed integra diversi settori: istruzione, formazione e gioventù, con l'aggiunta dello sport. Il programma è articolato in due azioni chiave: K1, mobilità individuale per l'apprendimento; K2, partenariati strategici, cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche. Le due azioni mirano ad amplificare l'impatto di sistema su tutti i settori dell'istruzione e della formazione. Anche il Flacco di Portici è impegnato in un progetto biennale Erasmus Plus K2, dal titolo Prevention of School, Failure Related to Bad Habits and Addictions, Good Educational Practice Exchange, che prevede mobilità e scambio con quattro nazioni europee: Svezia, Spagna, Polonia e Germania. Gli alunni coinvolti lavorano principalmente sulle dipendenze di tutti i tipi, dipendenze dovute all'assunzione di droghe e alcol e all'uso massiccio e smodato delle tecnologie e social network. Al di là dei contenuti specifici dei progetti, l'Erasmus ha un valore più generale per noi ragazzi. È un'occasione formidabile per viaggiare, imparare le lingue, scambiare esperienze con altri giovani come noi. In un mondo sempre più globale è fondamentale quindi maturare il confronto con altre culture dell'Europa. Ed eccoci con il terzo e ultimo servizio, che ha come protagonista il progetto di cinema, propedeutico a educare i giovani alla corretta visione dei film. Le classi 4L e 4E del liceo Razzo Flacco stanno partecipando al progetto nazionale Educazione al cinema, seminario domande. Il progetto punta a formare, grazie a specialisti del settore, nuove generazioni capaci di guardare i film in sala in maniera attiva. Gli studenti, da febbraio a maggio del 2019, in orario curriculare, vedranno 5 film, 3 proiettati in streaming nell'auditorium del liceo e 2 proiettati in un cinema vesuviano. Le pellicole selezionate saranno oggetto di analisi nell'ambito di 2 incontri, con un tutor esperto. Il progetto è coordinato dai docenti Luca Salza e Vincenzo Tucci, reduci da un percorso formativo tenutosi a Roma. Il primo film proiettato è Keeper, regia di Senez. Il film racconta la storia di 2 quindicenni, molto innamorati, colleghi resta incinta, tra la paura della gravidanza e le gioie di crescere. Insieme il bambino. Il secondo film, La terra dell'abbastanza, racconta la tragedia di 2 amici della periferia di Roma, Mirko e Manolo, che investono e uccidono un malavitoso pentito, finendo così coinvolti nella criminalità del quartiere.